Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo preso il pollo che ci permette di volare. Ma in questo episodio, oltre ad andare come ci è stato consigliato nella casa che avevamo visto anche nell'episodio precedente, che sta sulla montagna, di dove sta quel tizio che alleva polli, oltre a fare questo ci faremo un piccolo giretto in cerca di qualche ultima conchiglia, ovviamente molto rapidamente, non ci perderemo troppo tempo, anche perché abbiamo il rilevatore, quindi suona quando le troviamo, perché mi piacerebbe prendere qualche conchiglietta in più per prendere il potenziamento alla spada. Quindi qui non c'è nulla, passiamo da qui sotto, vediamo un po', e anche ovviamente se ci siamo saltati ad esempio qualcosina che poteva essere preso con il rampino, per esempio qui mi pare che non ci siamo andati. E qui c'è una conchiglia. No, ci siamo già andati. Ci siamo già andati. Incredibilmente sì. Sì. Ok. Andiamo di qua. Qui no. Qui nemmeno. Perché mi pare sia un'uscita. È un'uscita? Vediamo subito. Scendiamo. E andiamo anche nelle rapide, perché nelle rapide e ci sono ben due conchiglie, mi pare una in uno scrigno e una battendo il record del tempo. Quindi sì, qui ci siamo già andati, sì, e dove c'è la maledizione per poter portare più oggetti. Allora, torniamo indietro. Riusciamo da qui. Abbiamo il pollo, ovviamente è stato un po' stupido perché con il pollo si fa prima. Con il pollo mi pare si fa proprio prima a priori. Vediamo un attimo. È un modo di andare un po' più veloce. Vediamo se sbatte. Ah sì, ok, sbatte. Quindi per di qua abbiamo già fatto tutto, mi pare. Qui c'è una conchiglia. Viene segnalata una conchiglia. Allora, dove sta qui la conchiglia? Forse sulla terraferma? Non qui sotto, se me la segnala qua. Forse sta vicino al gufo. Vicino al gufo. Aia. Quindi di qua. Andiamo di qua. Prendiamo il pollo. Andiamo per di qua e ci dovrebbe essere, se non mi sbaglio. Sì. Qui con la nostra pala possiamo spalare. Eccola qui. Scudo al volo. Scudo al volo, non ho fatto in tempo. Allora, fatto questo, possiamo andare anche di qua. Vediamo se ci dà qualche conchiglia. Non ci segnala nulla. Non ci segnala nulla. Una mi ricordo che non abbiamo preso, stava nel deserto.
Quindi di qua facciamo così e prendiamo questo potenziamento. Qui abbiamo preso, sì. Non so se le abbiamo prese tutte qua. Andiamo subito. Mettiamo il boomerang. Ritorno. Ok. Conchiglie qui. Aia. Andiamo un attimo di qua. Non me le segnala, no. Almeno qui. Quindi quella dove stava qui sopra. E come ci si andava? Non ricordo. Ah no, è qui. Dobbiamo andare sotto. Dobbiamo andare sotto. Mettiamo la l'ocarina con il teleport. E ci teleportiamo qui insieme al nostro amico pollo. Ci teleportiamo qua. Vieni pollo. Quante facciamo prima? Andiamo di qua. Perché qui ricordo che ce n'era una. Ok, scendi. Ci mancano un sacco, ma un sacco di cuori all'appello. Non l'abbiamo presa qui? Allora è anche qua. E dove? E qua sopra allora. Qui sopra ci si sale da là? Sì, ce lo segnala proprio qua. Quindi se non era qui. No. Dobbiamo andare allora prima qua. Pala. Pala alla mano. E invece non me la segna qua, quindi è sotto, ma sotto dove? Se non è qua. Che perché non me la segna? Quindi evidentemente tiene conto anche dei dislivelli. La segna proprio qui. Ma qui. Dove? Che mi ricordo che ce n'era una. Ho capito. Ma. Non c'è. Non c'è. Qui proprio me la segna. Allora, ecco com'era, mi sa. Mi sa che era così, con il canto suo. Bisognava risuonare l'ocarina. Ecco qua. Arf arf arf. Si accorge che non è. Però ci lancia la conchiglia, ok. Ricordavo che ce n'erano due. Poi saliamo anche sopra a questo altopiano di qua. Sto guardando dove era l'entrata. Mi sono perso i nemici che mi attaccano.
Allora. Qui se ne segna una vuol dire che bisogna scavare. Ah, qui è. Di qua. Ok. Apparentemente insensato cunicolo. E invece un'altra sta da questa parte. Prendiamo anche qualche rupia. Che male non fa. Qui l'abbiamo già presa invece. Sì, sì, l'abbiamo già presa. Ok. Quindi siamo a quota 33. E non so se sono già sufficienti a prendere. Intanto, ocarina, teletrasporto. Andiamo in un'altra area. Per esempio, andiamo nell'area appunto tipo qui. Così le andiamo a scaricare. Vediamo un attimo se sono sufficienti a prendere qualcosina. Lo vediamo subito. Lo vediamo subito, qui si fa prima così. Andando per di qua. Ah, qui ce ne segna una. No. Ce ne segna una, quindi mettiamo la pala. Oppure sotto questo masso. Boomerang. Cioè, è terribile, qui è pieno. Ok, con calma. E qui sotto. Perfetto. Perfetto, vedete come stiamo facendo. Grazie al nostro segnalatore, man bassa di conchiglie. Bianca, ce n'è qua, ce n'è una. Allora, andiamo prima. No. Abbiamo preso anche qualche coppino, eh. Qui l'abbiamo già presa. Prendiamo le serupie che sono sempre utili, anche perché costa 100 l'avventura lì nella cascata, la discesa. Quindi uno lo sblocchiamo sicuramente e mi pare sia proprio questo il più interessante. O questo è il penultimo, perché l'ultimo una matta. Ah no, ok, il prossimo ci dà la spada e l'ultimo ci dà un'altra mattonella. Mattonella con cui faremo un episodio speciale a parte, dove andremo a costruire dungeon e a superarli, perché anche lui ci dà una conchiglia. Però, francamente, non so se faremo tutte e 50 le conchiglie. È un di più all'avventura. Quindi, andiamo di qua, adesso. E ci facciamo la cascata e poi saliamo sulla montagna, intanto. Dove ci è stato detto di andare. Rampino di qua, perfetto. E il primo bisogna prenderlo, sta proprio in uno scrigno, mentre un altro bisogna superare la sfida a tempo. Quindi facciamo prima la corsa contro il tempo. Facciamo prima un tempo pessimo, così non sarà troppo difficile batterlo nella successiva discesa. Non useremo il rampino, magari faremo tutto così, piano piano. Anzi, perdiamo un attimo di tempo. Ok. Prendiamo l'uscita lontana, facciamo un po' di tutto per far tardi, insomma. Qui
Un bel frammento di cuore, ce lo prendiamo. Il portacuore, portacuore. Lol. E qui. No, 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 no. Ok, ok. Di qua. Bella rupia importante. Mettiamo il becco qua. Non sempre c'è un segreto, qui non c'è. Andiamo allora di qua. Qui c'è una conchiglia. Qui. Zappa. Ok, abbiamo presa e quindi rimane solo quella di battere il tempo, cosa che faremo tranquillamente. Tanto possiamo andare al traguardo, 1 minuto e 14 è già tantissimo. Scendiamo giù ed eccoci qua, fermo lì. La corsa contro il tempo è finita. Congratulazioni, hai realizzato un nuovo miglior tempo. Il tuo tempo è stato di 1 minuto 23:41. Ti sei fermato ad ammirare il panorama, eh? Puoi provarci un'altra volta? Eccomi. Allora, ci sono due modi per affrontare, sì, lo sappiamo. La corsa. Vogliamo la corsa. Oltretutto, facendo la, diciamo, la, non la corsa ma la ricerca degli oggetti, si prendono un sacco di rupie di oggetti. C'è da dire questo, se ne prendono, diciamo, molte di più di quelle che si spendono. Andiamo per di qua. Andiamo, scorciatoia. Ok. Via, corsa contro il tempo è finita. Congratulazioni, hai realizzato il nuovo miglior tempo. Hai vinto un frammento di cuore. Ah, davvero. Un frammento di cuore. Sinceramente non so, e oltretutto adesso ho fatto davvero un miglior tempo. Da riuscire a battere questo è un pochettino più difficile. Ok, riproviamo, anche se è tosta perché ho corso abbastanza. No, abbiamo già perso. Infatti, è già un ottimo tempo, però forse sì, riproviamo un'ultima volta, poi andiamo direttamente sulla montagna, dai. No, ho messo la raccolta, ragazzi, ho sbagliato. Vabbè, però dai, ci facciamo una volta la raccolta, altrimenti poi nel video non c'è neanche. Andiamo di qua. Ok, un po' di rupie. Allora, andiamocene di qua. Ok. Dai, dai, no, niente, mi riporta di qua, non mi ci vuole proprio far andare.
un sacco. 74. A 10 rupie alla botta, come vedete. Si va parecchio forti. No, aggrappati. Ok. Niente. Non si riesce. Invece di qua sì. Va bene, dai. Non è andata male, possiamo andare sulle montagne. No, grazie. Per il momento va bene così. Mettiamo la nostra ocarina e ce ne andiamo qui in teletrasporto e andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro boomerang, che ovviamente ho mancato. Così. Riprendilo. No, stava sotto. Una discesa, quindi non l'ha afferrato. Un gran peccato. Qui niente. Tanto ne abbiamo raccolte 35, ne mancano ancora 15. Una quindicina. Andiamo su e iniziamo a esplorare dove prima non c'era dato andare. Quindi di qua. Andiamo su e ci spostiamo nella scalinata. Di nuovo su. E qua dobbiamo invece rompere le tendine e vediamo un attimo, perché questa grotta non tanto mi ricordo dove sta. Vediamo se l'abbiamo già vista e me lo sono scordato, oppure per esempio qui mi pare che quella con i tesori, se non sbaglio. No, è l'uscita quella sopra inutile, che non serve a niente perché serviva soltanto ad andare dal tizio, infatti. La conchiglia là l'abbiamo anche già presa. Quindi, avanti. Qua proprio non serve a niente. Lì la conchiglia l'abbiamo già presa. Ok. Vediamo invece qua sopra. Intanto questa è la casa del King dei Polli. Entriamoci. Entriamoci. Per l'uovo del pesce vento. Ma quel pollo sta davvero volando? Beh, un tempo ci riuscivano tutti. Hai provato a sollevarlo sopra la testa, Coco? Ok, vabbè, lo sapevamo già che volavamo, quindi... Qui invece c'è una grotta che ci porta, vediamo un attimino dove ci porta. Ci porta, sì, mi piace. Facciamo quindi così. Ci siamo. Allora, e vorrei pure un attimo andare a vedere di qua. È semplicemente un'uscita? Ci fa vedere che invece abbiamo sbagliato strada. Ok, ho azzeccato prima. Ah, perché questa è superabile anche senza il pollo, quindi ti fa vedere che bisogna poter volare, insomma, se uno ha dubbi e non parla con Ulrira e si imbatte in questa grotta, capisce bene che è qui che bisogna andare.
prendiamo la chiave dell'aquila che ci serve a entrare nel tempio. E andiamo. Tempio, devo dire, abbastanza insidiosino. Così ripassiamo rapidamente. E adesso non dobbiamo far altro che entrare. Nel successivo. No, possiamo passare comodamente da sopra, mi pare. Da qua. E dai. Non mi puoi fare questo. Sto levando. Che balle. No. E invece mi sono sbagliato. Stavamo facendo bene prima. Quindi di qua, dritti al tempio dell'aquila. No, non cadere. Per carità, ci dobbiamo rispaccare tutta quanta la salita. Non ho proprio voglia. Quindi andiamo per di qua. Via. Perfetto. Non abbiamo. Forse si prende dopo. Ho preso lo scudo potenziato. Quindi forse si prende dopo. Lo posso ancora prendere adesso. Ok, perfetto. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Andiamo di qua. E ci possiamo anche riprendere un po' di energia con la fatina. Perfetto, non mi è saltato, non so perché. E qui buttiamo giù questo, ci prendiamo il pollo. Voliamo, così facciamo molto prima. Molto prima. E fatina che ci dà sti due cuori. Oh, vabbè. Dai, facciamo proprio la fatina grande. Mentre quella piccola, comunque abbiamo i barattoli pieni, quindi non ci serve nulla. Nulla più. Possiamo andare direttamente di qua. E perfetto, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ok, nulla da rompere, nulla da distruggere. Ed eccoci qua. Ecco il nostro tempio. Eccolo. Perfetto. Entriamo. La torre dell'aquila. Allora, questo tempio è veramente, veramente insidioso. È insidiosissimo. Quindi, essendo veramente uno dei più tosti questo, io direi di tornare qui. Oddio, già ci siamo fatti prendere 10.000 volte. Allora, direi che la Torre Aquila ce la facciamo in un altro video, perché dura veramente tanto e quindi il video diventa infinito. Quindi direi che per oggi è tutto, rimaniamo che ce lo facciamo nel prossimo, perché è veramente complesso come labirinto, ci vuole tanto tempo per farlo. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa serie e anche di questo episodio. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.